scusatemi se me la prendo a cuore voi vi chiederete anche Marco ma come fai ad essere sempre così informato su tutte queste minchiate Sembra. guardo studio aperto il telegiornale numero uno a me mi piace più di tutti gli altri a me mi non so sarà perché anch'io un pochino lavoro italiano, ma a me piace il studio aperto perché non, lo so, non mi dite neanche di, 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 di TG1 di Minzolini, di Emilio Fe non c'è un altro telegiornale così telegiornale che ti dice solo le notizie importanti. Lo decidono loro quali sono ti risparmiano la fatica. Però, ti dice quali sono le notizie importanti e già dai titoli di testa ti accorgi che sarà un telegiornale con, una, con più grinta degli altri. Nanananana... Un culo, una tetta, una velina, un cagnolino che si è perso, un perizoma sull'albero, quanto caldo fa d'estate, quanto freddo fa d'inverno, un altro culo, un altro paio di tette, una giarrettiera, due cosce, un avelino, una velina, una lentilina, poi alla fine sembra una notizia, cazzo. Così. Ma cosa la metti a fare? Che ti rovina tutto quell'ambiente che avevi creato! Eh? Magari la metti vicino alla notizia che non ci interessa. Purtroppo oggi hanno. <coughs> Purtroppo oggi è morto il leader palestinese, ma adesso passiamo subito a Belen Rodriguez che ieri sera ha stappato due damigiane col culo. No. Ci riesce perché dentro c'ha un sommelier. No.